spiegate un po' allora, cosa funziona questo attrezzo e cosa, le caratteristiche, cosa, ovviamente per misurare il tasso alcolico in pratica. Sì. Con questo attrezzo, che si chiama precursore, serve per misurare il tasso alcolemico. Precursore perché? Facciamo una prova con il signore qui presente. Lei deve soffiare a circa 5-10 cm all'interno di questo piccolo imbuto. Soffiatura. Abbiamo sentito il suono, aspettiamo un attimino. Adesso noi vediamo il colore verde, vuol dire negativo, vuol dire che il signore non ha bevuto. Ma lui non è possibile che non sia negativo, questo qua chissà quanto ha bevuto questo qui. Però per la sua fortuna stiamo facendo una prova, non era la guida di un veicolo. Ho capito. Cosa vuol dire il verde? Sta a indicare negativo, cioè che non ha assunto bevande alcoliche. Poi c'è il colore intermedio, giallo-arancio, che vuol dire che è leggermente sopra lo 0 fino allo 0,5, che è il tasso consentito per legge. Tranne per i neopatentati, i professionisti, eccetera. E questa sera, scusa la domanda, come sta andando? Questa con tutti questi ragazzi? Siamo all'inizio, questi ragazzi stanno entrando alla festa del 7.2, quindi le prove faremo più tardi quando usciranno. Ho capito. Al momento stanno entrando, quindi si presuppone che siano sani. Ancora... Sì, facciamo questa prova. Mentre, come stavo dicendo, il colore rosso vuol dire positivo, vuol dire che superiamo lo 0,5. Allora a quel punto passiamo all'etilometro vero e proprio, che è quello omologato per legge e con il quale si può anche procedere. Procedere in che senso? Secondo legge, insomma. Quindi si fanno tutti gli atti necessari. Questo serve per velocizzare i controlli. In pratica, in poche parole, verde, arancio, rosso, uno è a posto o non è a posto. E poi si passa all'etilometro vero e proprio a norma di legge, come ho già detto, che ti consente per dare, per procedere con gli altri. Allora vedremo più tardi quando finisce la festa, dai. Più tardi. Grazie. Prego.